occasione della giornata del ricordo, una bellissima mostra presso il foyer del Dugentesco, già da lunedì sarà accessibile alle nostre scolaresche, alle nostre scuole, a tutta la cittadinanza al mattino e anche al pomeriggio con appuntamenti. Tutta la settimana ci sarà questa opportunità di poter visitare una mostra di grandissimo livello con reperti storici al richiamo di quello che è stata la tragedia dell'esodo giuliano dalmato istriano per la gravissima situazione della fine della seconda guerra mondiale, con quello che è stato l'atteggiamento e le atrocità dei titini e i nostri esuli che hanno anche giunti in patria avuto un trattamento che il nostro Stato ha veramente dimenticato questa terribile tragedia. Una tragedia che è stata coperta per anni, una pagina della storia strappata e non conosciuta e che finalmente vede un velo e una vergognosa copertura che per anni è stata per motivi di diritto internazionale, per motivi della presenza della Jugoslavia che era la nazione fuori dal sistema occidentale, però più prossima a noi, il periodo della cortina di ferro e della guerra fredda e a pregiudizio della conoscenza di una tragedia come questa. Il giorno 10 ci sarà lo scoprimento della lapide sotto i portici del municipio per ricordare questa terribile pagina di storia. Sicuramente già l'intitolazione da parte dell'amministrazione con la toponomastica del ricordo con la via delle foibe, ma quello che vuole l'amministrazione è poter far conoscere ai giovani, poter divulgare quella che, torno a dire, è stata una momento terribile per gli esuli giuliani, istriani e dalmati. Ancora occasione nella settimana di importanti iniziative, voglio rammentare la stessa data, il 10 di febbraio, il termine ultimo per il bando del servizio civile, altrettanto ricordare che da giovedì prossimo ci sarà l'Arte si fa sentire, riprendono questi interessantissimi incontri presso il Museo Borgogna e così ancora ricordare gli incontri per le famiglie nella nostra Villa Cingoli, dove continuano le attività a supporto e servizio delle famiglie. E l'amministrazione in questi giorni è fortemente impegnata alla chiusura di tutte quelle che sono le gare per i bandi delle opere pubbliche e già nella settimana di febbraio, la settimana prossima, in quattro occasioni partiranno lavori molto importanti sulle scuole, su opere pubbliche che seguiamo da tempo, così come anche Corso Logardo di Quaregna, la Collodi, la Rodari e anche altre iniziative che sono giunte finalmente alla parte esecutiva, al bando e alla gara. Quindi si procede con i denari della triennale e dell'amministrazione e si procede con quelli che sono i progetti del PNR.